Ascoltate, Erismi, ce l'hai fatta. Hai ucciso un drago. Fate marcia indietro e tornatevene da dove siete venuti. Non stiamo creando problemi. Vogliamo solo cercarla. Non mi importa cosa state facendo. Siete fortunati che non vi spatta dentro dopo quello che è successo. E ora sparite. Torneremo. Non finisce qui. Ehi tu. Stiamo cercando una persona a Whiterun e siamo pronti a pagare bene per qualsiasi informazione. Una donna. Una straniera in queste terre. Una Redguard come noi. È probabile che non usi il suo vero nome. Pagheremo per qualsiasi informazione su dove possiamo trovarla. Noi non siamo i benvenuti qui a Whiterun. Dunque ci troverai a Rorikstead se dovessi scoprire qualcosa. Non sono affari che ti riguardano. Tutto ciò che devi sapere è che siamo disposti a pagare in cambio di informazioni. Se la cosa non ti interessa, puoi anche andartene. Stiamo cercando una fuggiasca proveniente da Hammerfell. Una Redguard donna. Potrebbe nascondersi qui in città. Se la trovi, vieni da noi a Rorikstead. Ci sono novità sulla nostra cava? Gira voce fra le guardie che tu sia il sangue di drago. Per me sono tutte sciocchezze. Bene, sei qui finalmente. Lo Jarl ti stava aspettando. Hai sentito la convocazione? Cosa potrebbe significare? Il Barba Grigia. Stavamo proprio parlando di te. Mio fratello deve dirti una cosa. Cos'è successo dunque alla torre di osservazione? Il drago era lì? Sapevo di poter contare su Irelet, ma deve esserci dell'altro. Dunque è vero, i Barba Grigia ti stavano davvero evocando. Maestri della Via della Voce. Vivono reclusi sulle alte pendici della Gola del Mondo. Si dice che il sangue di drago sia eccezionalmente dotato nel dono della voce. La capacità di concentrare la tua essenza vitale in un tuhum o in un urlo. Se davvero sei il sangue di drago, possono insegnarti a utilizzare il tuo dono. Hai sentito il rumore assordante quando hai fatto ritorno a Whiterun? Quella era la voce dei Barba Grigia per convocarti a Rodgar Alto. Sono secoli che non accadeva una cosa del genere. Non da quando Tiber Septim stesso è stato convocato, quando era ancora Talos di Atmora. Rongar, calmati. Cosa c'entrano queste sciocchezze Nord con il nostro amico qui? Per quanto abile possa essere, non vedo in lui i segni di quello che chiamano sangue di drago. Sciocchezze Nord. Brutto ignorante. Queste sono le nostre tradizioni sacre, risalenti alla fondazione del primo impero. Rongar, non essere così duro con Avenicci. Senza offesa, ovviamente. È solo che... cosa vogliono questi Barba Grigia da lui? Quelli sono affari dei Barba Grigia, non nostri. Qualunque cosa sia successa quando hai ucciso il drago,
ha risvegliato qualcosa in te e i Barba Grigia l'hanno percepito. Se pensano che tu sia il sangue di drago, chi siamo noi per metterlo in dubbio? Farai meglio a salire immediatamente a Rodgar Alto. Non si può rifiutare una convocazione dei Barba Grigia. È un immenso onore. Ti invidio, sai? Scalare di nuovo i 7000 gradini. Una volta anch'io ho compiuto quel pellegrinaggio. Rodgar Alto è un luogo molto pacifico, molto lontano dai problemi di questo mondo. Mi chiedo se i Barba Grigia sappiano quel che succede qua giù. Non sono mai sembrati interessati. Non importa. Va a Rodgar Alto. Impara ciò che i Barba Grigia hanno da insegnarti. Hai reso un grande servizio a me e alla mia città, Sangue di Drago. In virtù del mio potere quale Jarl, ti nomino Thane di Whiterun. È la più grande onorificenza che posso concedere. Ti assegno Lydia come uscarlo personale e quest'arma proveniente dalla mia armeria come simbolo del tuo titolo. Informerò anche le guardie della tua nuova carica. Non vogliamo che pensino che fai parte della comune marmaglia, vero? È un onore averti come Thane della nostra città, Sangue di Drago. Rimettiti all'opera, Proventus. Abbiamo ancora una città da difendere. Sì, mio signore. Stavo pensando, meno male che siamo amici. Vorrei che accettassi questo. Non è molto, ma spero che tu lo gradisca. In un mondo di folli, tu sei l'eccezione. Tieni, un piccolo segno della mia amicizia. Che gli dei ti assistano nelle tue battaglie. Nelle antiche leggende, gli eroi Sangue di Drago usavano il potere della loro voce per sconfiggere i nemici di Skyrim. Wolfhard era un Sangue di Drago, e anche Talos, l'antico fondatore dell'impero. Secondo le leggende più antiche, che risalgono a quando esistevano ancora draghi a Skyrim, il Sangue di Drago uccideva i draghi e ne rubava il potere. Sono i maestri della Via della Voce, dell'Urlo. Vivono reclusi sulla cima della Gola del Mondo. Se sei davvero il Sangue di Drago, vorranno parlare con te. Secondo le antiche leggende, evocano sempre il Sangue di Drago per addestrarlo. Senza dubbio pensava che fosse l'unico modo per farsi valere, e anche perché sapeva che poteva farlo. Se ti riferisci alla guerra, io sono dalla parte di Whiterun. Senza dubbio il generale Tullius e i suoi amici nell'impero ti diranno che gli devo la mia lealtà. E forse è vero. Ulfric Manto della Tempesta direbbe che sono leali ai Nord, perché lottano per l'indipendenza di Skyrim. Forse è vero anche questo. Forse verrà il giorno in cui sarò costretto a mettere la mia spada al servizio di una delle due fazioni. Ma quel giorno non è ancora arrivato. Una buona strategia e una vigilanza costante. Faringar, il mio mago di corte, prosegue nelle sue ricerche nel tentativo di trovare un metodo per respingere questi orrori. Dobbiamo anche avere vaste riserve di acqua per spegnere gli incendi che divampano dopo un attacco. Qual è la nostra arma più potente? Il coraggio. Perché anche se non possiamo uccidere quella bestia, almeno abbiamo la fermezza necessaria a respingerla. Finché degli impavidi eroi non si faranno avanti per distruggere questi mostri, è il massimo che possiamo fare. Ora, se non ti dispiace, ho una città da mandare avanti.